Notte di paura al confine tra Liguria e Toscana, dove in 36 ore sono caduti oltre 500 mm di pioggia. Il primo bilancio è drammatico, 5 morti. Ci sono anche alcuni dispersi. Fiumi e torrenti sono straripati e le colline hanno rovesciato su strade e case fango e detriti. In Liguria lo Spezzino è la zona più colpita, 300 sfollati nel capoluogo. A Vernazza sono state salvate all'alba di mercoledì due persone rimaste intrappolate nella Banca Carige. Vernazza e Monte Rosso, che vediamo nelle immagini del secolo XIX, sono raggiungibili solo dal mare. A Borghettovara, il comune più colpito, tre persone sono morte nel crollo di una casa e gli abitanti vengono lentamente fatti evacuare. Un'altra casa è crollata a Pignone e si cercano i dispersi. In Toscana la zona più colpita è quella di Aulla per la impressionante piena del fiume Magra. Due i morti nel paese, una donna nella sua auto travolta dall'acqua e un uomo ritrovato in uno scantinato sommerso. Anche qui si cercano dispersi. I collegamenti e le operazioni di soccorso sono difficili, le strade sono invase dal fango, i treni non possono circolare, l'autostrada Genova-La Spezia è interrotta tra Sesti Levante e Sarzana, la 15 della Cisa tra Pontremoli e Aulla per il cedimento di un viadotto. Alcuni ponti radio per le comunicazioni sono saltati. La Protezione Civile ha invitato la popolazione delle zone interessate a tenersi lontana da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate, allagate, scantinati, sottopassi e scarpate e ad evitare di mettersi in viaggio.